Ciao a tutti ragazzi, sono Aldri, bentornati sul mio canale. Siamo alla giornata 12 del nostro fantacalcio. È arrivata molto in ritardo perché purtroppo ho avuto ultimamente tanti impegni. Abbiamo avuto 4 giorni in zona gialla, quindi ho avuto veramente tante cose da fare. Quindi arriverà durante le vacanze di Natale. Detto questo ragazzi, cosa è successo la famosa giornata 12? È successo che lo Squarta Praga ha battuto 2-1 l'Aston Villa. Chi cazzo è? Tra l'altro con un calcolo che ci è un po' sembrato fasullo, perché di solito gli SV non contano e qua ho deciso ragazzi di far entrare altri giocatori e quindi farli vincere la partita. Ragazzi, ogni tanto Lega Fantacalcio sbaglia i calcoli, quindi insomma gli è costata la vittoria, insomma gli è costato il pareggio all'Aston Villa. FC Roma batte Blaugrana 1-0 con un punteggio di 71,5 a 55,5 e la Cisalute batte con 68 a 56,5 i raccattati. Detto questo ragazzi, la classifica aggiornata post Fanta è Squarta Praga 30, AC Salute 29, FC Roma 29, Aston Villa 23, Blaugrana 19 e i raccattati 13 punti. Ragazzi, io andrei direttamente a dare la parola al campo ed eccoci qua giunti su FIFA. Ragazzi, come precedentemente detto ragazzi, siamo un po' in ritardo ma ce la facciamo. Recupererò tutto durante le vacanze di Natale e poi sicuramente, anzi finalmente, si ripartirà col ritmo di una partita a settimana ragazzi, anche perché un po' di adeguamento sia per me che per i giocatori che comunque loro hanno anche le coppe. Insomma ragazzi, la ci saluta che viene sul campo almeno da una prestazione veramente incredibile, assurda contro lo Squarta Praga, contro la squadra di Cristiano Ronaldo, Immobile, Szczesny, Bonucci, Koulibaly, insomma, dove ha ben vinto per 3-0 in maniera molto tranquilla e agevole, senza neanche far tirare in porta l'altra squadra. Dove abbiamo assistito ragazzi a un super Insigne, un super Lautaro Martinez e soprattutto un super Perisic, che ha datato nel ruolo di terzino sinistro, ha comunque devastato qualsiasi cosa gli sia capitata di fronte a lui. Adesso è il turno di giocare contro i raccattati ragazzi e più che altro la cosa divertente è che comunque i raccattati sono riusciti a battere la C Salute per 2-1 nello scorso turno, nella quarta giornata di Fantacalcio. In realtà penso fosse l'ottava se non vado errato. Ecco qua gli 11 miei della C Salute: Donnarumma in porta, difesa 3 con De Vrij, Manolas e Alessio Romagnoli, dato che Hernandez non ha giocato, Mirajuk che sì, Gomez e Castillejo al centrocampo e Lorenzo Insigne che agisce da trequartista dietro a Lukaku, Lautaro Martinez, Dimsiti, Palomino, Masiello, Froler, Tonali, Ribery e Antonio Donnarumma a disposizione. Ecco qua appunto la rituale foto di gruppo prima di andare a vedere la formazione appunto dei raccattati. Che potete vederla qua, e Cragno in porta, difesa Colley, Radu, Romero, Sampdoria, Lazio e Atalanta, Biraghi, Kuzka, Betancur e Lazovic a centrocampo. Poi troviamo Kwame e Zaccagni dietro a Dusan Vlahovic, Montipò, Musso, Letizia, Di Lorenzo, Pezzella, Caicedo e Stefano Sensi in panchina. Si può partire al centro link field di Seattle. Terzo minuto, palla per Castillejo che Vanara cerca di mettere dentro ma viene contrastato da Juraj Kuzka ed è calcio di rigore per la C Salute subito dopo 3 minuti. Fallo che ci sta benissimo, un calcio di rigore a mio parere netto, tra l'altro ci fa anche adesso vedere il replay, calcio di rigore che ci sta veramente in maniera tranquilla. Non viene ammonito ovviamente Kuzka perché non è un fallo da munizione, ma comunque ripeto, il rigore ci sta benissimo. Va Romelu Lukaku dagli 11 metri, fischia l'arbitro, parte Lukaku ed è gol perché Cragno nemmeno si muove e 1-0 per la Cisalute. Torna a segnare dopo 4 partite mi pare Romero Lukaku e porta così le sue marcature a 4 reti stagionali, eguagliando Luis Alberto e il gallo Belotti, che insomma da qualche partita stanno lì in quella posizione di classifica. Più che altro viene da una doppietta e poi un gol contro l'FC Roma e poi non è stato più prolifico. Ha meno gol di lui Lautaro Martinez, che ne ha 2 per ora, ma che ne ha 3 scusate, però diciamo un po' più costante con le marcature. Insomma il quarto su rigore sblocca
Romelu Lukaku. Andiamo avanti. Minuto 12esimo, Insigne dentro Lautaro Martinez, cerca Papu Gomez, ma esce benissimo Alessio Cragno e para il tiro. Zaccagni per Lazovic, c'ha il cross verso Kwame, ma Donnarumma legge tranquillamente la traiettoria. 16esimo, Lukaku dentro per Lautaro Martinez, bravissimo Radu a spazzare via la palla. 20esimo, Biraghi dentro per Kwame, Kwame ancora cerca Vlahovic, ma Romagnoli appoggia per Donnarumma. 38esimo, Insigne trova dentro Papu Gomez, ma esce benissimo Alessio Cragno. Partita molto accesa. 39esimo, Gomez in area, Mirashuk, palla virgolata da Radu, arriva Lukaku che col piede sinistro batte e fa gol. 2-0, doppietta per Lukaku, seconda doppietta da quando veste i colori della Cisalute. E si porta così solitario al secondo posto in classifica marcatori, dietro a Luis Muriel che ha 6 reti attivo, e con 5 Romelu Lukaku scavalca Luis Alberto e Belotti e diventa il secondo miglior marcatore di questo campionato. Vediamo ragazzi, sostanza anticipa leggermente il controbalzo, più che un rigore in movimento ragazzi, Lukaku questi gol li fa tranquillamente, non dobbiamo neanche preoccuparci di un possibile errore di Big Rom, nonostante anche il suo fisico. Uomo da area di rigore questo ragazzi, uomo da area di rigore. Si riparte al 39esimo, segna Lukaku il gol del 2-0. Al 45esimo Gomez per Insigne in area, Insigne cerca Lautaro Martinez che non ci arriva, ci arriva però Cragno nel recupero ormai scaduto, che sì ancora, protegge la palla, Gomez palleggia, cerca Lautaro Martinez che conclude di destro, disturbato da ben 3 giocatori tra cui uno di quelli Lukaku, ma fa gol. Ed è 3-0 per la Cisalute, quarta rete anche per Lautaro Martinez in campionato, che si porta a meno 1 dal compagno Lukaku e anche lui eguaglia Belotti e Luis Alberto. Tra l'altro Luis Alberto ferma 4 reti da ormai 3, 4, anche 5 giornate, insomma era uno che aveva fatto tipo 3 gol in 2 giornate ma poi si è fermato. Grandissimo gol di Lautaro Martinez che molla questo destro veramente micidiale e batte Alessio Cragno. Detto questo ragazzi, dovrebbe appunto essere finito il primo tempo. Dopo questa azione, sapete che faccio i video in differita perché giocano com contro com. Si va al minuto della ripresa, al 53esimo. Bentancur per Casedo, appena entrato, sinistro a giro, bellissimo gol di Felipe Caicedo, l'attaccante della Lazio, fa 3-1, accorcia le distanze. Non si può dire che riapre la partita, comunque bellissimo gol e lui si porta così a, fatemi controllare, 3 marcature in campionato. Assist di Bentancur, Manolas sicuramente poteva anticiparlo un po' di più, bravissimo Caicedo a girarsi subito e a concludere verso la rete. Un terzo gol per lui che, se non vado errato, segnò anche alla prima partita contro, alla partita scorsa insomma, contro la Cisalute. Gol di Felipe, appunto, Caicedo. Si va avanti. Dopo il 54esimo, appunto, qua ho skippato la sostituzione, viene il 58esimo, Gomez dentro, ma esce Cragno. Probabilmente Lukaku si trova a fuorigioco, quindi ha deciso di non intervenire. Minuto 72esimo, parla per Lazovic. Caicedo gira per Kwame che a botta sicura, non sbaglia l'attaccante della Viola e fa 3-2, riaprendo assolutamente i giochi, riaprendo la partita, rimettendo in discussione tutto. Terzo gol anche per Kwame, esattamente dopo che aveva segnato anche contro il Blaugrana 2 partite fa. Caicedo ragazzi è entrato ed è stato veramente determinante con gol e assist, mette Kwame in sostanza da solo davanti alla porta e difficile per lui sbagliare un gol così. Tutto riaperto ragazzi dopo che la partita ormai sembrava aver veramente preso una discesa impetuosa per la Cisalute. Adesso tutto viene rimesso in discussione perché basterebbe un gol e si ritornerebbe in situazione di parità, molto perplessi i giocatori della Cisalute. Minuto 78esimo, Tonali che è entrato per Lukaku, Insigne sinistro, bravissimo Cragno a metterla in angolo, tiro non tanto potente comunque
molto addosso a lui, ma comunque reattivo e bravissimo a mettere appunto il calcio d'angolo questa palla. Vediamo se ci fa vedere il calcio d'angolo, e credo di sì, appunto, si lo va a battere Samu Castillejo, che insomma non è uno che batte calci piazzati di solito, dovrebbe batterlo Gomez secondo me, però vabbè, dettagli. Va Castillejo dalla bandierina, palla nel mezzo verso Romelu Lukaku, che stacca benissimo, tocca con la mano Lazovic, ma la palla entra in porta ed è 4-2, tripletta per Lukaku. Altro episodio con una tripletta nel mezzo, e così aggancia Muriel in testa alla classifica marcatori, in attesa che comunque deve ancora giocare l'FC in Roma. Aggancia Muriel in testa alla classifica con 6 reti fino ad adesso, svetta oltre Biraghi e oltre Kwame, se non vado errato, sì esattamente. E vediamo qua, tocca di mano Lazovic, e se non fosse entrata sarebbe sicuramente stato calcio di rigore, ma appunto si va avanti, dice l'arbitro, ed è 4-2 per la Cisaluta. Adesso la partita si fa un po' più in discesa per la squadra rossonera. Comunque ci hanno dimostrato i raccattati che in porta sanno tranquillamente arrivarci, ed è 4-2, ancora gol di Romelu Lukaku. 92esimo, Tonali, Inari difende la palla, la mette dentro, bravissimo Sensi a mettere in calcio d'angolo. Dovrebbe essere l'ultima azione, e vediamo un po', sì, perché esce la classifica. Ci saluta dai 32, Squadra Praga 30, FC Roma 29, Aston Villa 23, Blaugrana 19, raccattati 13 punti, primi 32 punti in classifica per la Ci Salute, che momentaneamente si porta, anzi, si riporta in testa la classifica. Io penso meritatamente, dopo una prestazione veramente così incredibile. Alla fine i raccattati fanno 2 tiri in porta e fanno 2 gol. Ci saluta che comunque rimane costante in attacco e si merita, ripeto, tranquillamente la vittoria. Passiamo su PES, ragazzi, perché non c'erano riserve a sufficienza per giocare a Aston Villa contro Squadra Praga, ragazzi. Partita molto molto sentita, quarta in classifica contro primi in classifica. D'altro, Aston Villa che ha battuto la Squadra Praga nello scorso episodio sotto la neve con gol di Barro e Quagliarella, se non vado errato, mi pare di ricordare bene. E ho scelto di dare questa divisa strana, questa divisa retro all'Inter. La stagione mi sembra fosse 2007-2008, se non vado errato. Comunque mi sembra secondo anno di Zlatan all'Inter, divisa secondo me molto molto carina. L'intro a PES sappiamo che è un po' più veloce rispetto a FIFA, per fortuna, e dovrebbero tra poco uscire le formazioni. Ecco qua Sergente, Rebic, ecco qua la formazione con l'immancabile Cristiano Ronaldo per lo Squadra Praga, ragazzi, giocatore fondamentale per questa formazione, anche se contro l'Atalanta sappiamo che ha sbagliato il calcio di rigore. Aston Villa con Andanovic in porta, Gosens, Mancini e Cuadrado in difesa, Rebic e Chiesa esterni, Locatelli mediano, Brozovic e Milinkovic, Savic dietro a Caputo e a Giovanni Simeone. Invece lo Squadra Praga va in campo con Wojciech Szczęsny in porta, Bonucci, Koulibaly e Milenkovic, Çalhanoğlu e Berardi esterni, Đuričić e De Paul centrocampisti centrali e Mkhitaryan dietro a Ciro Immobile. E ragazzi, Cristiano, bomber, Ronaldo. Ecco qua inquadrato Nikola Milenkovic, ragazzi, giocatore dalle mille risorse, per me fortissimo, difensore promessa, anzi non è ormai più una promessa questo calciatore. E si batte il calcio d'inizio con l'Aston Villa. Quinto minuto, Chiesa affronta Bonucci, Chiesa per Simeone, bravissimo Szczęsny a respingere la palla. Minuto quindicesimo, Simeone, il destro di Caputo appunto, para Szczęsny. 17esimo, Ronaldo svirgola benissimo per Immobile, Immobile davanti ad Andanovic, Immobile calcio a sinistro, disturbato dalla difesa da Mancini, bravissimo Andanovic, De Paul fuori d'area, sinistro fuori, un po' spreciso il tiro del centrocampista dell'Udinese. Rivediamo il sinistro, in sostanza viene lasciato completamente libero con un bel varco, Andanovic comunque segue la palla. 33esimo, Đuričić per Immobile, ancora Immobile in area, messo giù, non è niente, un rimpallo, palla che finisce tra le braccia di Samir Handanović. 38esimo, Chiesa contrasta Çalhanoğlu, ancora Chiesa
quasi al vertice dell'area, dentro per Milinkovic-Savic, la paratona di Wojciech-Szczęsny che tiene a galla lo squarta Praga. 44esimo, Caputo gira verso Rebic che va al cross, Koulibaly rischia la tua rete, palla messa in calcio d'angolo, si stava avventando Simeone. 57esimo, Chiesa la mette dentro per Simeone di testa, debole Szczęsny la fa sua senza neanche tante difficoltà. Si va al 71esimo, Locatelli per Chiesa, dietro per Brozovic che restituisce il cross ancora a Chiesa che anticipa Çalhanoğlu, cross dentro per Simeone che si gira benissimo e trova il gol del 1-0 per l'Aston Birra. Simeone che così si porta ben 3 reti in campionato e mi viene da dire secondo bomber dell'Aston Birra insieme a Quagliarella che anche lui conta 3 reti in questa competizione, tanto Djuric c'è un ologramma perché viene tranquillamente trapassato. Bellissimo gol dell'attaccante Forza al Cagliari, cross di Chiesa, perfetto. Anticipa Djuricic e fa appunto, porta in vantaggio l'Aston Birra, insomma, su un campo non facile perché insomma, sappiamo che lo squarta Praga è pieno di campioni, lo vedete dalla rosa. Però la forza dell'Aston Birra, ragazzi, è soprattutto il centrocampo e la difesa, forse è questo che lo rende su FIFA una delle migliori difese. 74esimo, Immobile a giro sporcato raccoglie tranquillamente Handanovic. Poi al 78esimo Berardi in area contrastato da Brozovic, Berardi recupera palla, Brozovic in scivolata fa veramente una cavolata assurda, l'arbitro fischia calcio di rigore per lo squarta Praga tra le mille proteste. Ma il rigore, ragazzi, è veramente veramente sacrosanto ed evidente, cioè io mi chiedo come si possa protestare per un calcio di rigore così netto. E vediamo replay, prende sia palla che gamba, ragazzi, ma questo è calcio di rigore, poiché la scivolata è totalmente, totalmente volontaria e soprattutto volta a fermare l'attaccante in forza al Sassuolo. Cristiano Ronaldo contro Handanovic, va a CR7, centrale, para Handanovic e salva il risultato. 81esimo, palla profonda verso Simeone, che appoggia Rebic di sinistro, sfiora il 2-0 ante Rebic, ma c'è la grandissima parata, scusate, non la grandissima parata, che cazzo dico, insomma c'è il tiro che va fuori di nulla, ma sono abituato a dire grandissima parata, c'era comunque Szczęsny sulla tettoria, ma un tiro così, ragazzi, è veramente veramente difficile da parare. Si rammarica l'attaccante del Milan. Tanto qua finisce la partita al 71esimo, col gol al 71esimo di Simeone. Classifica giornata, ci saluta, 32 punti, squarta Praga 30 punti, FC Roma 29 punti, Aston Birra 26 punti, Blaugrana 19 punti, raccattati a 13 punti. Ecco qua che va a festeggiare sotto la curva l'Aston Birra. Adesso dovremmo andare alla terza partita che dovrebbe essere su PES, pure questa, esattamente allo stadio José Alvalade di Lisbona. Si affrontano Blaugrana ed FC Roma. FC Roma che ovviamente, ragazzi, sta facendo veramente un grandissimo percorso, soprattutto nel fantacalcio reale. Ecco qua le due formazioni, maglia retro anche per i Blaugrana che sfoggiano questa maglia, mi sembra degli anni 90 del Real Madrid. No, però lo sponsor fra gli Emirates, forse è un fantasy kit, insomma, maglia assolutamente retro, ovviamente con lo sponsor aggiornato, dato che la maglia del 2017-18 non è che mi piacesse chissà quanto. Ecco la formazione Blaugrana, Gollini in porta, De Ligt, Tomiyasu e Spinazzola in difesa, Brahim Diaz e Malinowski esterni, Lorenzo Pellegrini e Arthur, centrocampisti centrali, Luis Alberto dietro a Correa e a Paulo Dybala. Formazione invece dell'FC Roma che scende in campo con la maglia nera, Silvestri in porta, Skriniar, Smalling e Atebur in difesa, Veretout e Soriano esterni, Barella e Zielinski, centrocampisti centrali, Pedro e Mertens dietro a Edin Dzeko, che però ha trovato un solo gol in questo fantacalcio reale, insomma. Da Dzeko ci si aspetta sinceramente un pochino di più. E insomma si va al calcio d'inizio. Secondo minuto, Dybala protegge bene il pallone, Pellegrini destro sporcato, palla che esce fuori e rimessa dal fondo. Un calcio d'angolo, ottavo minuto, va Luis Alberto dentro Dybala, rimane lì Pellegrini, serie di rimpalli, Dybala bravissimo, Silvestri a togliere la palla dalla porta. Quindicesimo, Barella dentro per Veretout, ancora Veretout, va il cross, spazza Tomiyasu che la mette sulla testa di Dzeko,
Ma c'è calcio di rigore per l'FC Roma, protestano i giocatori di Beogragna perché non capiscono dove venga il contatto. Adesso ce lo faranno di vedere. Noi ci eravamo concentrati sul colpo di testa di Dzeko, ma Veretù è stato atterrato in area da Arthur. Calcio di rigore, ragazzi, nettissimo. Va Gio Pedro contro Gollini. Gio Pedro fischia l'arbitro destro, intuisce Gollini, ma non basta. Gol per l'FC Roma ed è 1-0. Ed è terzo gol anche di Gio Pedro in campionato, se non vado errato. Esattamente così. Aggancia Simeone, aggancia Kwame, aggancia Caicedo, aggancia Perisic, aggancia Dybala e aggancia Fabio Quagliarella con 3 marcature in questo Fantacalcio 2020-2021. Rivediamo il destro di Gio Pedro, troppo angolato perché Gollini ci possa arrivare. Gollini che ha parato il rigore a Cristiano Ronaldo questa giornata, ma non è riuscito a parare quello di Gio Pedro, tra l'altro nello stesso angolino tutti e due. Calciativamente in due maniere completamente diverse. Minuto 20esimo. Brahim Diaz. Luis Alberto destro, cerca il quinto gol in campionato, ma gli nega tutto. La bellissima parata di Silvestri. Calcio di punizione per l'FC Roma. Al 24esimo Vadris Mertens scavalca la barriera, anzi non la scavalca perché la mette in calcio d'angolo cogliendola piena. Vediamo replay. Barriera salta, probabilmente se non fosse saltata questa palla avrebbe comunque raggiunto la porta. 30esimo, palla messa fuori. Ci arriva Arthur che ha causato il rigore dell'1-0. Malinowski di sinistro a giro, Silvestri addirittura blocca comunque. Tiro che poteva essere eseguito meglio. 38esimo, Barella. Gio Pedro la chiama, preferisce Mertens che va scivolando, la palla esce fuori. Peccato perché l'avesse agganciata, insomma, sarebbe stato tutto un altro tiro. Probabilmente avrebbe trovato il 2-0 l'FC Roma. Si va così al 39esimo. Palla per Veretout. Campo aperto per il centrocampista della Roma. Destro, troppo presto questo destro. Palla che va in tribuna. Avrebbe potuto fare sicuramente meglio Jordan Veretout. Tra l'altro partendo in velocità a Malinowski, a Spinazzola. È vero che Spinazzola stava rientrando, avrebbe dovuto dribblarlo, però poteva almeno allungarsi la palla. Dzeko per Gio Pedro, sinistro, bravissimo Gollini a evitare il gol del 2-0. Bravissimo il portiere dell'Atalanta. Rivediamo il replay. Stupenda la parata, stupenda questa parata. Rivediamo Dzeko che manda in sostanza in porta Gio Pedro. È vero che è il suo primo palo, ma comunque era veramente potente. Si va nella ripresa. Pellegrini di destro, gli nega tutto Silvestri che manda in angolo. Adesso è assedio da parte De Blaugrana che cercano almeno il gol del pareggio. Bellissimo tiro di Pellegrini che ha già 2 marcature in campionato, se non vado errato. No, è 1 marcatura in campionato Pellegrini. Paratona di Marco Silvestri. Calcio d'angolo che va a battere Luis Alberto. Cross dentro verso Brahim Diaz, che insomma è quello che dovrebbe saltare di meno tra tutti. Dato il 1,68 m la palla che esce alta sopra la traversa di Marco Silvestri. 53esimo, Dybala che punta Skriniar. Dybala ancora. Va il cross di sinistro, salta Matis De Ligt e batte Marco Silvestri per il pareggio De Blaugrana. Insomma, gol tutto juventino, assist di Dybala, colpo di testa di De Ligt. E qua Silvestri forse parte con un attimo di ritardo, anche perché poteva tranquillamente incrociare il difensore olandese. Qua Skriniar che dà la carica ai suoi. Posizione regolare di partenza di Dybala che punta appunto il difensore nerazzurro. 6 di finte, poi mette questo cross perfetto sulla testa di Matis De Ligt che da buon capitano appoggia in rete il gol dell'1-1, tutto da rifare dopo il rigore di Gio Pedro. Salta benissimo ragazzi, è il suo mestiere saltare per Matis De Ligt che esulta così davanti la curva dei Blaugrana. 55esimo, De Ligt per Luis Alberto. Per Dybala che sfiora il gol del 2-1 clamorosamente. Rivediamo un attimo. De Ligt qua al passaggio.
se avesse colto la porta, probabilmente non penso che Marco Silvestri l'avrebbe parata, perché era molto alla sua terra, molto molto precisa, se avesse almeno colto la porta. Minuto 60esimo. Brahim Diaz che si beve su Anova, il cross dentro e c'è il gol di Correa. Quarta rete in campionato per Correa. Assist di Brahim Diaz, assist insomma degli esterni, prima di Bala, poi Brahim Diaz. Grandissimo, grandissimo gol, grandissimo colpo di testa. Con due colpi di testa, ragazzi, i Blaugrana risolvono questa partita, che insomma all'inizio non si era messa per niente bene, perché Golini aveva salvato addirittura il gol del 2-0, ma con una grandissima prova di forza riescono a ribaltarla e a portarsi a casa per ora il 2-1. Ovviamente la partita è ancora lunga, bisogna vedere cosa succederà. Qua Correa che anticipa benissimo Chris Smalling e mette il gol del 2-1, che insomma ridà un po' di morale, un po' di fiducia ai Blaugrana, che insomma non fa male in un periodo così, dato che insomma si trovano penultimi in classifica e per la squadra che hanno non penso che se lo meritino. 64esimo, Veretù per Soriano, Veretù destro, bravissimo Gollini a metterla in angolo, ragazzi, veramente una parata di Capo Plaza veramente assurda. Gol che in sostanza, anzi parata che vale un gol, perché così veramente reattivo Gollini, un gol in sostanza fatto, perché è andato a botta sicura, ma il portiere atalantino dice di no. Si va al 70esimo, Dzeko, una serie della FC Roma, Dzeko dentro per Soriano che non ci arriva per un pelo. Gollini stava seguendo la traiettoria, ma insomma non sarebbe stato per niente facile. 72esimo, João Pedro, ancora FC Roma, Veretù, João Pedro, c'è Soriano libero, lo cerca, forse cerca Dzeko, ma c'è Gollini nel mezzo. 74esimo, sulla ribalta, dentro per Correa da Dybala, Correa a destra, troppo debole Silvestri, la fa sua tranquillamente. Si va all'84esimo, Soriano, si propone Barella, si propongono quasi tutti, dentro per Dzeko destro, tirato veramente malissimo. Veramente malissimo il destro del bosniaco, che poteva o almeno dribblarlo, cercare di mettere in mezzo, magari tirare anche meglio. Palla fuori, si riparte da Gollini. E dopo due minuti di recupero, ragazzi, De Ligt e Correa ribaltano il gol di João Pedro su rigore. A ci saluta 32 punti, squadra Praga 30 punti, FC Roma 29 punti, Aston Villa 26 punti, Blaugrana 22 punti, raccattate 13 punti, ragazzi. A ci saluta che fa 6 punti su 6, Aston Villa 3 su 3. E Blaugrana 3 su 3 anche loro. Detto questo, noi ci vediamo a breve con appunto la 13esima giornata, dove appunto ci sarà Aston Villa contro, se non vado errato, i raccattati. AC Salute contro FC Roma, anzi FC Roma contro AC Salute e Blaugrana contro Squarta Praga. Io vi ringrazio per la visione, lasciate like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo a breve, spero entro 2-3 giorni di poter fare questo video. Ciao a tutti ragazzi e grazie.